Aggiornamento meteo per mercoledì 29 marzo 2023. Innanzitutto, vorrei invitarti ad iscriverti per supportare la crescita del canale. Quadro riassuntivo su simulazione satellitare. Il getto zonale si mantiene decisamente ondulato, determinando il susseguirsi di affondi perturbati meridiani con rimonte anticicloniche subtropicali, una delle quali sta interessando l'ovest europeo. Segue ora il dettaglio modellistico previsionale e successiva tendenza. Evoluzione sul comparto euro-mediterraneo. La marcata ondulazione della corrente a getto determina il susseguirsi di affondi perturbati meridiani con rimonte anticicloniche ad estrazione subtropicale. Una di queste rimonte, in risalita sul fianco orientale di una vasta depressione atlantica, interessa i settori occidentali europei con temperature decisamente miti tra Spagna e sud della Francia. Sull'Europa orientale insiste ancora una discesa fredda, in sprofondamento verso i settori turco-ellenici. Previsioni meteo in area italiana per mercoledì 29 marzo 2023. Nord. Nubi sparse con addensamenti più compatti sulla cresta alpina di confine, dove vi saranno precipitazioni sparse, nevose oltre i 1600 metri. Il disporsi delle correnti da sud-ovest porterà addensamenti bassi sulla Liguria, accompagnati da sporadiche piovigini sul settore di Levante. Centro. Poche nubi con spazio per diffuse schiarite, più ampie in area adriatica. Nel corso della giornata aumentano le nubi medio-basse sulla Toscana per l'ingresso di aria umida dal mare. In tale frangente non si escludono delle deboli piovigini. Sud e isole. Bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo il passaggio di modesti ed innocui addensamenti nelle ore centrali della giornata. Temperature massime in generale aumento, più sensibile al nord e sui settori medio-alto tirrenici. Minime nel complesso stazionarie con al più dei contenuti cali nelle zone interne appenniniche del centro-sud. Ventilazione in rotazione tra sud e sud-ovest con intensità fino a moderata. Locali ulteriori rinforzi da libeccio in area alto tirrenica. Mari generalmente mossi con moto ondoso in attenuazione sull'Adriatico. Concludiamo con la tendenza su scala nazionale per i successivi due giorni. Condizioni prevalentemente anticicloniche con diffuso soleggiamento, anche se nella giornata di giovedì le regioni settentrionali verranno lambite dal passaggio di un fronte perturbato sul centro Europa che porterà qualche piovasco sui settori alpini e prealpini. Peggiora venerdì per l'ingresso di un cavo d'onda oceanico che innescherà la nascita di una depressione sui settori liguri. Attese forti piogge e locali temporali al nord e al centro-nord. Clima mite. Grazie a tutti della vostra attenzione. Non dimenticarti di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per ricevere le previsioni aggiornate.